Buongiorno a tutti e buona festa d'Europa. Oggi è sabato 9 maggio e come sapete ricorre appunto la festa dell'Europa e anche i Twinning Day. Noi di Twinning Toscana abbiamo pensato di festeggiarlo in modo diverso qui con voi su Facebook e tra l'altro è la prima volta, quindi io sono molto emozionata e spero che tutto vada bene. Abbiamo un programma che inizia stamattina, voi già vedete chi c'è con noi, adesso la presenteremo. L'evento poi andrà, proseguirà nel pomeriggio con degli appuntamenti alle 16, alle 17 e alle 18 e racconteremo la nostra Europa attraverso i Twinning, attraverso Erasmus. Ovviamente l'avete già vista, ma la saluto, è con noi Sara Pagliai, coordinatore, coordinatrice, scusa Sara, dell'Agenzia Nazionale Brava. Indire. Sì, i retaggi culturali ogni tanto No, mi emergono. piace femminile. Assolutamente anche a me. E intanto ringraziamo Sara Pagliai di essere qui con noi, è veramente un grande onore e io cederei subito a lei, passerei subito a lei la palla chiedendole un po' di raccontarci l'Europa di Erasmus, perché di questo poi si parla. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, buongiorno a tutti, buona festa dell'Europa. Oggi, come ha detto già Simona, è 9 maggio e quest'anno è un 9 maggio molto particolare, non solo per ovviamente la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, ma è un 9 maggio che ha una ricorrenza importante perché sono 70 anni dalla dichiarazione di Schuman. Quindi la dichiarazione che poi ha dato il via alla comunità europea del carbone e dell'acciaio e quindi che ha dato il via alla ricostruzione di un'Europa che usciva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un messaggio quello di Schuman che oggi è sempre più valido, è sempre più importante ricordare perché è un messaggio di pace, soprattutto l'Europa ha vissuto da quel momento ad oggi 70 anni di pace e questo non dobbiamo mai dimenticarlo perché è stato il periodo più lungo di pace che questo continente ha avuto dai tempi dell'antica Roma, dell'Impero Romano. Quindi davvero diciamo, un momento importante quello che celebriamo oggi. Quindi un momento di pace e l'Europa di Schuman, l'Europa dei padri fondatori è quella della cooperazione e della solidarietà. E quindi questi sono i principi su cui noi ancora continuiamo a credere in questa Europa e sono tutti i principi che ritroviamo e che tutti noi nel nostro piccolo, nella nostra comunità educativa, quella di Erasmus, quella di Twinning, continuiamo a portare avanti. Quindi ognuno di noi con il suo piccolo mattoncino tutti i giorni costruisce questa casa che poi è la nostra casa comune. Come agenzia Erasmus, questa giornata abbiamo lanciato un'iniziativa che va avanti da giorni e oggi ha il suo momento clou e abbiamo lanciato questa iniziativa Io Resto Erasmus per raccontare quanta solidarietà, quanta cooperazione, quanta vitalità c'è in questo ambiente educativo e in questo ambiente europeo. Erasmus ha ovviamente al suo cuore la mobilità delle persone, però, e quindi quello, diciamo, è stato un cuore colpito, però ci siamo resi conto quanto comunque, la progettazione europea, lo stare insieme, il mettere insieme, scuole, università, organizzazioni in tutta Europa in questo momento sia stato così importante perché cioè, i racconti, che ci arrivano sono proprio di una
di un Erasmus che va avanti, di una condivisione, di una solidarietà e di un'umanità che comunque ancora ci crede e che è solidale. Questo è, penso sia la cosa più bella, oltre al fatto che per esempio i Twinning, che del programma Erasmus è parte a pieno titolo, è stato davvero un prezioso in una attività di didattica a distanza. Gli ambasciatori Twinning sono stati, hanno messo a disposizione, quindi ringrazio Simona Bernabei, i Twinning Toscana, e con loro tutto il mondo i Twinning Italia e Europa, perché avete davvero messo a disposizione la vostra expertise ormai consolidata negli anni, a disposizione anche di quella scuola e di quei docenti che magari avevano meno conoscenze, meno competenze in questo ambito, e di questo penso che dobbiamo esserne tutti grati. E grazie, Sì, ma grazie davvero. grazie a voi perché devo dire che il filo che ci ha tenuto insieme ce l'avete offerto voi, per cui sicuramente è stato importante dal punto di vista umano, personale, che in questo momento è stato, diciamo, un elemento che abbiamo dovuto mettere sul tavolo e diciamo si è messo sul tavolo da solo, no? Perché tutti quanti chiusi fra le quattro mura in una situazione particolare, familiare, logistica, di lavoro, abbiamo dovuto ritrovarci, fare squadra, no? Una volta di più. Quindi davvero da parte nostra è il nostro grazie a voi perché ci date la possibilità attraverso i Twinning e sotto l'ombrello di Erasmus di poter collaborare, di poterci anche confrontare da un punto di vista personale, professionale, poter offrire uno strumento ai nostri alunni che sono lontani, che sono soli e sono stati soli, adesso magari lo saranno un po' meno, ma insomma, questo è stato un momento veramente in cui ancora di più è stata forte la vostra presenza e l'abbiamo sentita anche a distanza, siamo rimasti tutti Erasmus e siamo con i Twinning. Ci puoi anticipare qualcosa, qualche novità o qualche indicazione, qualche spunto per chi con Erasmus continua a lavorare e si augura di continuare a lavorare in modo un po' più aperto di nuovo? Perché insomma, a noi piace poi farli davvero gli Erasmus e i progetti Twinning, quindi non perché non si stiano facendo, ma perché ci piace un'idea a tutto tondo. Sì, posso solo dire che la Commissione europea, insieme a noi, agenzie, ha già da tempo lavorato alla struttura del nuovo programma. Che ancora, diciamo, a livello ufficiale, la posizione ufficiale della Commissione è che, nonostante tutto, uscirà il 1º gennaio 2021. Tanto che per il settore, ad esempio, della scuola, dell'istruzione scolastica, ci sarà una call adesso, prima dell'estate, è andata via. Successo qualcosa? No, 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 ti tutto a sentiamo. posto? No, ho Sì, visto un grazie. attimo. Ah, ok. No, dicevo che per il settore della scuola uscirà adesso, addirittura prima dell'estate, una cosiddetta pre-call, un pre-bando, addirittura del bando ufficiale per coloro che vogliono acquisire l'accreditamento, la cosiddetta carta Erasmus, che sarà un modo. Non solo quello, ma sarà un modo per poi chiedere i finanziamenti per la mobilità delle scuole. Dicevo, la Commissione insieme a noi sta continuando a lavorare, però bisogna anche ricordare che ancora non è stato approvato il piano multiannuale finanziario dell'Unione Europea, e questo è in discussione, diciamo, sarà in discussione nei prossimi mesi. Noi dobbiamo augurarci, ed è per questo che noi abbiamo anche lanciato per questo motivo questa campagna Io Resto Erasmus, perché dobbiamo augurarci che, è vero, abbiamo adesso un'emergenza sanitaria, però quindi dobbiamo investire in questa emergenza sanitaria. Però non deve rimetterci la cultura, non deve rimetterci l'istruzione. Dobbiamo continuare a sostenere che
I fondi investiti in Erasmus sono fondi non dati così a dispersi, ma che un euro davvero investito in Erasmus è un euro investito nella crescita delle persone, nella formazione delle persone. Soprattutto sono soldi che servono a investimenti veri sul futuro e sulle future generazioni. Questo dobbiamo sostenerlo, non dobbiamo dimenticarlo perché diciamo, siamo in un momento particolare e ancora il budget deve essere approvato. Quindi uno sforzo da parte di tutti noi a ricordarci che dobbiamo sostenere il programma. Senti, io ti ringrazio davvero perché credo che non avremmo potuto avere un modo migliore per iniziare la giornata, che tra l'altro è una Grazie giornata a voi. di sole, e quindi ben augurante da ogni punto di vista. Dicevo, non avremmo potuto iniziare meglio la festa dell'Europa che con le tue parole, quindi ti ringrazio davvero perché so che sei, questa giornata sarà una giornata impegnatissima e Sì. quindi ti ringrazio a nome di tutti, a nome dei nostri amici di Facebook e speriamo di vederci e di sentirci presto e tra l'altro ti faccio tanti auguri di buon compleanno da parte nostra Grazie. e ti mando un forte abbraccio da parte di tutti noi e ti ringrazio ancora davvero di cuore, Sara. A Grazie, grazie, presto. grazie, grazie a tutti, grazie, grazie.